100 Babbi Natale in piazza Sant'Agostino ad Arezzo per la giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità. Special Olympics infatti ha organizzato un flash mob per valorizzare la giornata del 3 dicembre. Ad Arezzo l'iniziativa si è inserita tra gli eventi della città del Natale e ha dato il via ad una serie di iniziative all'insegna della danza, della musica, di letture per celebrare appunto i diritti delle persone con disabilità. È stata una giornata che ha visto la città del Natale aprirsi a una esperienza importante, che è quella della testimonianza delle persone con disabilità, che in questa città non sono vissute con un atteggiamento buonista, con un atteggiamento di coesione sociale. Abbiamo quindi ripercorso il progetto SLIN, che è un progetto che l'amministrazione comunale ha presentato e vinto, portando quasi 500.000 euro sul territorio per l'inclusione al lavoro di persone con disabilità. Abbiamo parlato del Dopo di Noi, un progetto il cui bando sta per scadere, al quale l'amministrazione parteciperà mettendo a disposizione un immobile perché possa essere a sua volta la casa per coloro i quali hanno alcune difficoltà e che fanno un percorso di autonomia. Quindi è stata una commissione, credo, molto intelligente quella che All Stars ha scelto, cioè di avere uno spazio dentro la città del Natale dove si incrociano e si tengono insieme momenti di assoluta allegria e spensieratezza con momenti invece di riflessione anche profonda.